Il tema della chiacchierata di oggi è un tema che a mio parere è abbastanza importante, cioè che cos'è che caratterizza un buon bassista. Ora, come sempre succede nelle chiacchierate che io faccio, ovviamente io non è che ho la verità in tasca su nulla, ma spero di poter offrire quantomeno degli spunti di riflessione su cui poi ciascuno può cercare magari di approfondire o di farsi una sua idea personale. Perché questo tema fondamentalmente? Perché la mia impressione è che oggi, molto più che in passato, si dia veramente grande importanza alla tecnica. E quindi fondamentalmente, quando si vede qualcuno che suona con grande padronanza della tecnica, viene quasi automatico dire: guarda, quello è un fenomeno, guarda che grande bassista, guarda che cosa che fa. Io parlo del basso ovviamente, ma potrebbe valere anche per altri strumenti. L'utilizzo poi del web ovviamente ci permette di vedere, di condividere, insomma, molti video ormai, voglio dire, dove si vedono effettivamente anche queste persone, spesso anche giovani, che fanno delle cose veramente anche complesse, insomma, sullo strumento, e quindi danno sicuramente uno sfoggio di grande padronanza della tecnica. Il problema però, secondo me, è che dovremmo sempre pensare che la tecnica può essere sicuramente un fattore importante, ma tutto sommato non è la cosa più importante. Questo non vuol dire ovviamente che la tecnica deve essere trascurata, non deve essere approfondita. Il vero problema però è che bisogna sempre fare musica, perché noi stiamo utilizzando uno strumento per produrre musica. Ora, fare delle cascate di note che alla fine danno più l'idea di un esercizio che non un vero contenuto musicale, credo che abbia veramente un valore aggiunto poi modesto. Allora, la cosa importante secondo me è iniziare a capire che lo studio della tecnica è sicuramente utile e importante, perché ci permette, ci mette in condizioni di poter poi, suonando, fare tutta una serie di cose con ovviamente maggiore libertà e anche dare più sfogo alla nostra creatività. Il rischio però è proprio quello di dire: attenzione, dobbiamo farlo per suonare, non per dare semplicemente sfogo alla tecnica. Perché l'impressione spesso è che poi, quando si ha questa grande padronanza della tecnica, la si vuole per forza sfoggiare e mettere in mostra e utilizzare sempre per far vedere che noi sappiamo fare certe cose. A quel punto ci dimentichiamo forse la cosa più importante, che è che dobbiamo essere sempre al servizio della musica, al servizio di quello che stiamo suonando. Quindi non è quello che stiamo suonando che deve mettersi al nostro servizio, ma viceversa, siamo noi col nostro strumento che dobbiamo metterci al servizio della musica che stiamo suonando. Se perdiamo questo senso del punto di vista, secondo me andiamo veramente già fuori strada. Quindi la tecnica deve essere sempre funzionale al contesto. Relativamente a questo vi racconto un piccolo aneddoto. Tantissimi anni fa, quando io ero ancora, insomma, un po' agli inizi, insomma, del mio suonare, io ho iniziato come autodidatta, poi ho capito che ero arrivato a un punto dove, studiando da solo, non riuscivo più a muovermi, nel senso che più o meno ero arrivato a un certo punto e lì giravo un po' in tondo. Ho deciso di andare a lezione. Nella mia città c'era un turnista che all'epoca suonava con alcuni artisti italiani, e sono andato a lezione da lui per un periodo di tempo, diciamo, abbastanza lungo, insomma. E a un certo punto, dopo già parecchio tempo che andavo a lezione da lui, il mio insegnante di basso mi disse: senti, c'è la possibilità di entrare a sostituirmi nell'orchestra di musica da ballo, dove lui suonava anche, oltre ad andare appunto ad accompagnare magari anche in tournée piuttosto che in studio gli artisti. In quel momento a lui era capitata l'occasione di andare a accompagnare appunto un artista in tournée, e quindi mi aveva proposto di provare ad andarlo a sostituire nell'orchestra di musica da ballo dove lui anche abitualmente suonava. Andai quindi al classico provino, mi erano stati dati 3 o 4 pezzi da preparare, io me li sono guardati, insomma mi sembrava fossero a posto, andai al provino e venni, tra virgolette, assunto. Ora, parecchio tempo dopo, mi venne raccontato che in realtà io non fui, tra virgolette, la prima scelta. Prima di me andò al provino un altro bassista torinese, un bassista molto bravo, con una tecnica decisamente, direi, superiore a quella che avevo io sicuramente all'epoca, probabilmente ancora oggi forse è superiore a quella che ho io. E questo bassista andò appunto al provino.
Il risultato, mi raccontò poi il capo dell'orchestra, fu che venne tra virgolette rimandato a casa perché, come disse il capo dell'orchestra, era bravissimo, ma mi metteva 10 note dove ne bastavano 2. Ora, questo lo racconto perché di fatto è un po' l'esempio di quello che si diceva prima, cioè questa persona che era andata prima di me al provino era sicuramente molto brava, più brava di me tecnicamente. Il problema è che non era riuscito a capire il contesto in cui stava suonando e quindi il fatto che avrebbe dovuto limitarsi, pur con tutta la sua tecnica, a suonare quelle poche note che servivano a quel brano e non necessariamente a cercare di dare sfoggio facendo un utilizzo della tecnica non appropriato al brano che stava suonando. Non è che tutto quello che suoniamo dobbiamo suonarlo alla Jaco Pastorius con ghost note eccetera, non è che dobbiamo mettere per forza slap a destra e a manca quando non c'entra nulla. Bisogna imparare a suonare stando al servizio del brano. Allora, un buon bassista sicuramente deve avere questa consapevolezza. Un buon bassista deve saper stare al servizio del brano sempre. E della tecnica deve utilizzare solo quello che serve per quel brano che si sta suonando. La tecnica deve essere utile per suonare nel modo migliore possibile il brano che si sta suonando. Qui ci si potrebbe agganciare poi con un'altra delle frasi che spesso si sentono, no? Che non è sbagliata, che è quella di dire meglio suonare poche note ma giuste. Io direi addirittura che in generale è meglio suonare le note giuste. Che poi siano tante o siano poche, come abbiamo detto prima, dipende dal contesto o dalla situazione. È abbastanza palese che è molto diverso l'approccio se sto suonando un brano fusion piuttosto che se sto suonando un brano pop. In un caso ci sarà tra l'altro un certo utilizzo della tecnica, nell'altro ce ne sarà un utilizzo diverso. Ora, il fatto di suonare poche note in certe situazioni può essere sicuramente una buona scuola, cioè nel dubbio meglio suonare meno. Io mi accorgo che comunque rispetto al passato, col passare degli anni, ho iniziato ad asciugare abbastanza quello che faccio con il basso e spesso cerco veramente di limitarmi di più all'essenziale, togliendo cose che una volta in passato avrei magari messo, perché poi riascoltando le cose col passare del tempo mi accorgo che certe volte veramente mettere meno può essere meglio. E quindi il consiglio è sempre, quando anche qui dobbiamo suonare un brano, partiamo sempre con l'essenziale, quello che effettivamente ci deve essere. Poi quello che può essere un di più, ragioniamoci e pensiamo effettivamente quando questo di più diventa davvero un valore aggiunto. Quando si parla però anche qui di un buon bassista, una delle cose invece che si sente veramente uscire poco e secondo me invece fondamentale è l'importanza delle idee. Cioè un buon bassista deve avere delle idee, della creatività quando genera la linea di basso. Come dicevo prima, rischiamo di avere tanta attenzione sulla tecnica, ma poi poca attenzione sulle idee, su quello che realmente è l'idea creativa. L'idea creativa può essere fatta anche di poche cose, di poche note. Abbiamo dei bassisti che sono passati alla storia per aver avuto delle idee, creando dei giri di basso che sono diventati assolutamente iconici e che permettono di riconoscere il brano da 3 o 4 note fatte dal basso. Questo magari senza nessun utilizzo particolare della tecnica. Questa cosa ci fa capire veramente la forza delle idee. Vogliamo fare un paio di esempi? Abbiamo riconosciuto facilmente questa linea di basso di Sting di Walking on the Moon. Questa è sicuramente una linea che è diventata iconica, eppure non c'è nessuna tecnica particolare, ci sono 4 note buttate lì in senso buono, che tra l'altro girano sulla triade, sono quindi una cosa anche molto semplice, però come sempre questa cosa dimostra la forza dell'idea. L'idea è quella di concepire questa linea di basso, poi riuscire a suonarla dopo sono capaci tutti, ma l'idea è di averla concepita all'inizio sul brano. Questa è una forza importante dell'artista. Oppure pensiamo a quest'altra linea.
Anche in questo caso il giro di basso concepito da John Deacon rende immediatamente riconoscibile il brano. E come vedete la forza delle idee è quello che conta, perché anche in questo caso non abbiamo niente dal punto di vista di tecnico particolare. È un brano semplice da suonare, semplice da riprodurre, ma la genialità è stata nell'idea di pensarlo. Allora, l'idea quindi è la cosa importante che un buon bassista deve avere, la capacità di ideare e creare delle linee di basso che siano efficaci, in alcuni casi addirittura iconiche. Un'ultima cosa che secondo me deve far parte di un buon bassista è poi avere un suono appropriato al brano e al contesto. Non si può vivere con un monosuono pensando che possa andare bene dappertutto. Le nostre mani e il nostro strumento devono permetterci di avere la capacità di sviluppare dei suoni che siano il più possibile in sintonia con il brano che stiamo suonando. Il suono che va bene magari per una ballad non va bene per un pezzo funky, o viceversa. E quindi questa è un'altra delle cose che a mio parere contraddistingue un buon bassista. Spero con questa piccola chiacchierata, che si conclude qui, di avervi dato degli spunti di riflessione su quali possono essere le caratteristiche importanti per essere un buon bassista. Ciao!